Dopo la notizia di ieri sulla modifica dei parcheggi a pagamento nella zona mare di Sassonia e Lido di Fano, sui social è scoppiata la polemica tra indignazione e stupore su come questa scelta possa capitare proprio in un momento difficile come questo. Ad essere dello stesso parere sono gli operatori del turismo, come Alberghi Consorziati, contraria fin dall'inizio. Allora, l'opinione è che in questo periodo, visto le condizioni che ci troviamo, di non farle le righe blu. Solamente che stanno insistendo e portando avanti un progetto che noi avevamo sentito, ma prima della pandemia, voi dovete capire, chi viene in vacanza vuol lasciare la macchina nel parcheggio tranquillo, vita natural durante, tutta la settimana dice io vado a camminare, vado al mare, vado. Lasciare la macchina nelle righe blu è un costo, perché non vorrei che mi becco anche la multa, così ho l'albergo, la multa e il parcheggio che non sono riuscito, devo stare sempre lì a pagare. Gli stessi albergatori lungo la costa non sono favorevoli al parcheggio blu in un periodo particolare e dove lo scorso anno di turisti se ne sono visti pochi. Ma più che il costo, perché effettivamente se costa 50 centesimi ogni mezz'ora non sarebbe nemmeno esagerato, è sicuramente la scomodità del dover scendere, cercare la piazzola per il pagamento, poi stare a fare sempre i conti con la mezz'ora o più, considerando comunque che nelle altre città sono tutti blu. Probabilmente nelle altre città come Cattolica, Pesaro, il Lungomare è in una situazione migliore rispetto al nostro, probabilmente. Anche le concessioni balneari sono contrarie a questo cambiamento drastico e vedere nella prossima stagione estiva la sosta a pagamento non incentiverebbe le persone a fermarsi sia in spiaggia ma anche al bar o ad un semplice ristorante. C'è da affrontare poi una questione turistica. Sappiamo benissimo che il nostro è un turismo piuttosto locale, per locale intendo anche dell'entroterra, per cui questi parcheggi comunque disincentiverebbero le persone anche a fermarsi per 2-3 ore al mare o per prendere un semplice caffè o per un fugace pranzetto, proprio anche prima del lavoro o prima degli impegni. Non si possono abbinare nemmeno anche questi nuovi parcheggi a un disincentivare le macchine, perché abbiamo una ciclabile e una pedonabile che poi è in fase di ristrutturazione, almeno c'è un progetto per ristrutturarla. Oltretutto, finisco, in un periodo come questo dove la gente è messa a dura prova, trovo che anche questo, soprattutto economicamente, sia un altro punto da analizzare. Io sono contrario, giustamente, per i parcheggi a pagamento, perché questi sono tutti residenti dove dovrebbero mettere la macchina. Chiaramente per una riqualificazione di tutta la via Dante Alighieri, questo era ora forse che si faceva, anche per incominciare a riqualificare tutta la Sassonia, ma probabilmente forse non è la cosa più urgente. Ma appunto per chi lavora o abita su viale Dante Alighieri, come ci fanno notare alcuni commercianti e residenti del posto, si ritroverebbero parcheggiate tutte le auto di viale Adriatico con non pochi problemi e meno vantaggi per i clienti. Secondo noi se diciamo che gli abitanti della zona non avranno più il posteggio garantito, non sapranno più dove mettere la macchina. Purtroppo non tutti abbiamo il garage. Se i posteggiatori di Viale Adriatico verranno a posteggiare in Viale Dante Alighieri, ecco quindi che ci sarà un intasamento. È per il lavoro, noi abbiamo il bar, il supermercato, è una zona ancora che è 60 anni che lavora in questa zona e non mi sembra giusto che sia penalizzata per queste cose, senza poi chiedere un parere. Noi abbiamo chiesto un colloquio con la signora Tonelli, ma ancora non si è vista.